Il trenino non funzionerà nemmeno quest'estate e sarà la terza consecutiva. Raggiungere da Palermo l'aeroporto Falcone e Borsellino sarà possibile solo attraverso l'autostrada, in auto o pullman. Ma il vero disagio è per paesi come Carini, Capaci e Isola delle Femmine, che non solo non avranno collegamenti diretti con Punta Raisi, ma soprattutto resteranno senza il treno che collegava questi paesi con il capoluogo. Un nuovo slittamento per il trenino, sospeso a giugno 2015 con l'obiettivo di riattivarlo entro 6 mesi, ma che adesso si spera di far entrare in servizio per l'inizio del 2018. L'ultimo ritardo è stato annunciato da Rete Ferroviaria Italiana durante la cerimonia di conclusione dei lavori di scavo della galleria del passante ferroviario fra le stazioni Francia e San Lorenzo. Ancora più lunghi i tempi per la soluzione delle problematiche di vicolo Bernava. Ad aprile 2012 venne lesionate 16 palazzine a causa degli scavi della galleria. RFI annuncia che le procedure per gli espropri partiranno solo dopo l'invio dalla regione dei documenti per la valutazione di impatto ambientale. Poi i lavori partiranno solo dopo l'approvazione del progetto esecutivo. Ci vorranno quindi almeno altri 9 mesi per tornare a collegare con un singolo binario nel tratto cittadino l'aeroporto di Punta Raisi con la stazione Notar Bartolo di Palermo. Sempre secondo Rete Ferroviaria Italiana, le opere per armare la galleria e predisporre tutti i servizi verranno completate entro l'anno, mentre per il raddoppio bisognerà aspettare almeno sino alla fine del 2018. L'ultimo diaframma della galleria che collega la fermata Francia alla fermata San Lorenzo è stato abbattuto un paio di giorni fa. Per completare il raddoppio della tratta Palermo-Punta Raisi, che ha già un ritardo di 4 anni, devono ancora essere scavati i 2 chilometri della seconda galleria, fra la stazione Belgio e la stazione Notar Bartolo. La talpa non partirà prima di giugno, lavori ultimati, salvo nuovi imprevisti a fine 2017. Arrivederci alla prossima estate.